Sì, Filippo Melegoni per commentare questa partita, una partita anche sfortunata del Pescara. Non meritavate questa sconfitta? Qual è il morale? Non altissimo, però bisogna guardare avanti. No, chiaro, io penso che dobbiamo tenere un morale alto soprattutto perché il campo ha parlato, abbiamo visto di che pasta siamo fatti, a parer mio abbiamo fatto un'ottima partita. Purtroppo è vero, degli episodi non sono stati a nostro favore, però io penso che la squadra ci sia. Ai tuoi danni c'è stato un fallo che avrebbe probabilmente meritato il cartellino rosso del giocatore del Cittadella. Ci puoi raccontare quell'azione? Io purtroppo questi tipi di falli li ho sempre visti sanzionare con il cartellino rosso, ma come lo stesso cartellino giallo che c'era sul fallo di Palmiero per Ermio. Poi è chiaro, si può sbagliare, bisogna cercare di aiutare gli arbitri, però tante volte gli episodi parlano chiaro. Possiamo dire, ne parlavamo anche prima con i colleghi, che questa è anche un po' una sconfitta figlia dei tanti assenti, un'infermeria piena, ma anche di un mercato che almeno sulla carta non ha rinforzato questa squadra. Io non voglio metterti in difficoltà, però insomma la coperta è un po' corta. No, secondo me no, secondo me il presidente, la società ha fatto un ottimo lavoro. Crede in noi, crede nella squadra, noi crediamo nel mister, crediamo nella società, e se oggi, per come abbiamo giocato, a parer mio meritavamo la vittoria e avessimo vinto, non staremmo a parlare di questo. Ora c'è questa gara con il Crotone, una partita difficilissima che affronterete ancora una volta in emergenza. Sì, più che emergenza ci sta, gli infortuni capitano in tutte le squadre e ora ci rimbocchiamo le maniche, andremo là con lo spirito giusto come sempre e cercheremo appunto di portare a casa più punti possibili. Anche questo clima che si avverte nelle gare casalinghe non aiuta probabilmente la squadra. Voi dal campo che cosa avvertite, che cosa sentite? No, a me un po' dispiace, però il pubblico lo sentiamo, comunque vedo che ci incitano e tutto, ogni tanto c'è qualche coro così, però non saprei come dire. A noi ci dispiace perché avere il pubblico che ci incita sempre, comunque ci fa sempre grande piacere. A livello personale oggi sei stato scelto dal tecnico dal primo minuto, c'era questo ballottaggio con Clemenza, per te sicuramente questo è un punto positivo. Melegoni vuole tornare ad essere il giocatore che era stato prima dell'infortunio? Sì, chiaramente ora che sono rientrato dall'infortunio voglio riprendermi tutto quello che ho lasciato in questi mesi. Devo ringraziare la squadra che mi ha aiutato, il mister che mi ha dato fiducia, mi ha parlato prima partita, e secondo me queste sono cose molto importanti. La classifica dice che il Pescara è praticamente nel mezzo di questa graduatoria, si parla di questi playoff, però bisogna guardarsi anche indietro perché ora il calendario vi propone delle partite obiettivamente, oggettivamente difficili, Crotone, poi il derby con l'Ascoli, poi il Benevento. Sì, chiaramente campionato di Serie B, è, come vediamo la classifica, molto strano, siamo tante squadre in pochi punti. E secondo me, strappando qualche punto con la determinazione giusta, possiamo arrivare ai playoff. Filippo, l'ultima, 3-5-2, questo modulo secondo te è questo il modulo in questo momento con cui deve giocare il Pescara? Sì, secondo me sì, abbiamo piena fiducia nel mister, crediamo molto nel progetto, in quello che stiamo facendo, comunque ogni partita andiamo in gol, ci muoviamo molto bene, secondo me a livello tecnico e tattico facciamo sempre delle ottime partite.